vittoria pesantissima oggi a Latina su un campo non facile. Pescara che ha chiuso con sofferenza in 10 uomini, giocando un grande secondo tempo dopo una prima parte di gara un po' in sofferenza. Sì, il primo tempo abbiamo sofferto un pochettino, però eravamo entrati bene subito in gara, abbiamo cominciato a giocare noi. Poi dopo il Latina ci ha messo un po' lì e hanno avuto anche un paio di occasioni per passare in vantaggio, però noi abbiamo tenuto bene, abbiamo dimostrato una grande maturità. Poi nel secondo tempo penso che Pescara abbia giocato sicuramente meglio e ha coronato questo secondo tempo con il gran gol di Memusciai. Poteva farne anche uno prima con una grande parata del portiere loro, abbiamo avuto diverse occasioni, quindi penso che tutto sommato il risultato sia stato giusto alla fine. Peccato per l'espulsione di Memo, perché ce lo ritroveremo nella prima partita. Giusta secondo lei, Presidente? Purtroppo è il regolamento, forse non era giusta la prima ammonizione, perché oggi penso che tanti giocatori del Latina abbiano giocato in piscina più che in campo, però noi abbiamo subito questa ammonizione. Alla fine la seconda ammonizione è da regolamento. Mendrizza è un giocatore giovanissimo, il mister ci sta lavorando molto e, come ha detto lui, nella seconda fase ci troveremo Mendrizza, ci troveremo a mio avviso Cocco, ci troveremo, mi auguro, tutti quelli che hanno avuto meno spazio fino ad oggi e che sono tutti bravi giocatori. Quindi io non parlo di mercato, perché questa è una squadra che a mio avviso, per quello che sta facendo, non ha bisogno di essere in qualche modo stravolta. Poi adesso vedremo, adesso ci sarà una settimana di riposo, poi ci sediamo con il mister e il direttore e vediamo. E prima aveva detto di mercato non parlo, ma il nuovo anno ci potrebbe essere qualche altra novità in società, come è accaduto di recente anche con un nuovo sponsor. State lavorando per ampliare la base societaria? Ma noi lavoriamo perché per dare un futuro a queste squadre che non sono le grandi metropoli, le grandi città, bisogna lavorare in questa direzione. E quindi questo è il lavoro che io sto facendo da sempre e continuo a fare, e mi auguro che questi risultati e queste prestazioni dei ragazzi invoglino anche chi ha una minima idea di venire con noi. Ho detto prima, non parlo di mercato perché non abbiamo ancora fatto un incontro né col mister né con i direttori. I direttori girano come delle ventole, dico io, per vedere i giocatori, quindi saranno loro a darci nomi, non devo darli io.